La 15ª giornata della Serie D porta con sé i primi effetti della riapertura odierna del calciomercato. In tal senso è il Pineto ad aver fatto i primi significativi colpi in entrata e uscita. La società del presidente Silvio Brocco ha ceduto al Cesena Jacopo Fortunato, il miglior pinetese d'inizio stagione, centrocampista col vizio del gol. Una perdita pesante, ma ora il reparto nevralgico passerà definitivamente nelle mani di Stefano Amadio, che ritrova un compagno di squadra ai tempi del Teramo, Alessandro Fratangelo, che ha rescisso con la società biancorossa, che mantiene una prelazione per il futuro del calciatore, e si è accasato in riva all'Adriatico. Domani il Pineto tenterà di prolungare il suo ottimo momento in casa con il Castelfidardo. Fratangelo però sarà a disposizione da domenica prossima, quando cioè sarà trascorso un mese dalla sua ultima partita teramana. All'Aragona, derby, l'unico di questa domenica, tra Vastese e Giulianova. I giallorossi di Nico Stallone sono reduci da un'altra impresa di Coppa, il passaggio del turno ai rigori in casa del Flaminia, ed ora affronteranno ai quarti il Montevarchi. Giallorossi senza Torelli e De Fabritis, Fuschi recuperato ma partirà dalla panchina. Probabile rientro di Forò dal primo minuto. Nella Vastese la ricostruzione della rosa è partita da un po'. Dopo tante partenze, il primo arrivo è il centrocampista classe 98 Vittorio Palumbo dalla Fermana. Il tecnico Montani presenta la partita. Domenica sarà una partita tosta, molto tosta, dura, con una squadra che non ti fa giocare, una squadra di categoria neopromossa, organizzata, quindi dobbiamo essere concentrati e attenti e soprattutto dobbiamo avere fame perché assolutamente non ci possiamo considerare, diciamo, con la pancia piena, anzi, affamati perché dobbiamo raccogliere il più possibile. Ad Avezzano il principale cambiamento è quello societario. Si è infatti chiusa, dopo 9 anni, l'era Gianni Paris. Una decisione a sorpresa, quella dell'ormai ex patron biancoverde, frutto, tra le altre cose, dell'impossibilità di coronare il sogno dei pro nell'anno del centenario. L'ex vice Luciano D'Alessandro è il nuovo presidente e proprietario del 99% delle quote sociali. Sul fronte squadra, domani scontro diretto a Isernia. Sì, sarà sicuramente una gara molto difficile. Sulla carta purtroppo la classifica dice che sarà uno scontro diretto, perché ci ritroviamo lì e noi dobbiamo continuare sulla nostra strada. Le prestazioni che stiamo facendo, dobbiamo cercare di raccogliere più punti, però sono convinto che se faremo una prestazione porteremo a casa punti. Trasferta anche per il Notaresco in cerca di riscatto in casa di un Forlì che in settimana ha salutato il fantasista Tonelli ed ha potenziato la difesa con gli innesti dell'ex Virtus Lanciano Ferrario e di Possenti. Cudini dovrà rinunciare allo squalificato Dalmazzi. Nuovo scontro playoff per il Francavilla, di scena in casa della Recanatese. La squadra di Rachini non vince da 5 giornate ed è ancora a secco di successi esterni. Mancherà Mele per squalifica. Il tecnico francavillese presenta così la partita. Mancherà Cruz, mancherà quasi sicuramente anche Banegas, quindi qualche problemino ce l'abbiamo, però questi ragazzi a me mi hanno sempre stupito, nel senso che nel momento di difficoltà comunque chi è sceso in campo ha fatto il suo dovere, l'ha fatto in pieno, quindi da questo punto di vista sono molto tranquillo.